pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. In questa che è l'ultima, a Dio piacendo, celebrazione domenicale a porte chiuse, attorno all'altare del Signore sono in rappresentanza della comunità i rappresentanti dell'amministrazione comunale. È un modo anche questo per sentirci in comunione con coloro che in questo tempo e anche in questo tempo di difficoltà hanno continuato ad operare per il bene della comunità. E desidero ringraziare per la costante collaborazione, il dialogo costante che in tutte le occasioni, anche in questo ultimo periodo, è sempre stato dimostrato e vissuto. E di ringraziamento anche per tutti quei volontari che in queste settimane, in questi mesi, hanno continuato ad operare, magari molte volte anche in maniera silenziosa, affinché un gesto di attenzione, di carità, di amore, potesse giungere a tutta la nostra comunità. Vogliamo allora davvero sentirci uniti attorno al Signore, affidando alla misericordia del Padre le nostre attese, le nostre speranze, chiedendo su di noi lo Spirito affinché ci custodisca e ci aiuti. Ed affidiamo ancora una volta in modo particolare tutti i defunti di questo periodo, coloro che ancora stanno vivendo l'esperienza della malattia, ed affidiamo in modo particolare al Signore i defunti Daniela, Franca e Cirillo. Ci riconosciamo peccatori ed invochiamo la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico alla Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio, messo a morte per i nostri peccati e risuscitato alla vita immortale, confermaci con il tuo Spirito di verità, perché nella gioia che viene da te siamo pronti a rispondere a chiunque ci domandi, in ragione della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro.
Spirito sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate Dio voi tutti della terra. A te si prostra tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio voi tutti della terra. Venite, ascoltate. Voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio tutti della terra. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa, infatti, è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama.
Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. È abbastanza difficile percepire dei segni di grazia anche in questo tempo. È abbastanza complicato lasciare che la parola dica qualche cosa davvero di nuovo e di profondo nel nostro cuore. In questi giorni pensavo che tutto questo avvenimento, questa pandemia, ci ha bloccati proprio all'inizio del tempo quaresimale, un tempo realmente forte per i cristiani, perché prepara alla celebrazione della Pasqua. Ed abbiamo appena cantato che Cristo è risorto ed è vivo, è presente in mezzo a noi. La sua gloria è ancora una realtà che viene a curare dentro la nostra storia. Ma è anche vero che dopo il tempo della Quaresima non siamo nemmeno riusciti a vivere, quantomeno comunitariamente, in una maniera più esteriore il tempo della Pasqua. E questo tempo, in qualche modo di chiusura, si conclude proprio in questa sesta domenica di Pasqua. Domenica prossima celebreremo, a Dio piacendo, insieme nelle forme e nei modi che sono stabiliti dal protocollo e anche dal buon senso di ogni fedele, celebreremo insieme l'Ascensione. È strano, celebreremo e ricorderemo il momento in cui definitivamente il Signore lascia i suoi amici. Non lo possono più sperimentare, non solo come uomo, ma neanche come risorto. Ritorno nel Padre mio, ma c'è una certezza, rimango con lui. Già domenica scorsa c'è stata data questa indicazione e oggi, in maniera del tutto particolare, ci viene detto: il Signore rimane con noi attraverso il dono dello Spirito. Quel consolatore, l'avvocato, il paraclito, che viene a suggerire alla nostra vita, ciò che è buono, ma soprattutto che viene a rivelarci in pienezza ciò che il Signore ha detto, ciò che il Signore ha comandato, ciò che il Signore ha donato. È lo Spirito Santo che sostiene il cammino del credente. È lo Spirito Santo che noi proclamiamo essere Dio, essere la sua presenza, una presenza che ancora oggi ci ricorda e rende realmente presente il Signore Gesù ed il volto del Padre, che nelle scorse settimane ci è stato mostrato. Ce lo ricorderanno anche le solennità che vivremo, Ascensione, Pentecoste, poi ancora Trinità e poi ancora il Corpus Domini, ogni anno lo viviamo. E di modo particolare allora possiamo cogliere, come dicevo all'inizio, questa grazia del dire dentro ancora questo momento di distanziamento, questo momento di attenzione, questo momento di massima allerta per noi e per gli altri, possiamo davvero nella nostra fede dire: ma il Signore come opera nella mia vita? Opera proprio attraverso lo Spirito. E mi ha insegnato in questo tempo che è importante ritornare all'essenziale delle cose, sperimentare questo amore che è un amore che è donato, che è dato in una maniera continua, incessante, una vicinanza e di una realtà viva che ancora non tramonta. La pagina evangelica che Giovanni ci ha proposto ancora una volta, solo Giovanni parla in maniera molto esplicita del dono dello Spirito, è incasellata ancora una volta nel grande discorso dell'addio. Siamo a poche ore dall'arresto di Gesù, siamo a poche ore dalla sua passione, dalla sua morte, siamo nel contesto dell'ultima cena, quando Gesù, con quei gesti così semplici e così profondi, dà l'immagine più vera di che cosa significhi essere il Redentore, ma anche di che cosa significhi essere i suoi discepoli. Il servizio, la carità fraterna,
l'umiltà, l'attenzione agli altri, la partecipazione profonda ai bisogni dei fratelli, il dono di sé fino addirittura alla morte, sono il testamento che Gesù ha consegnato prima ai suoi e poi anche a ciascuno di noi. Allora in questo tempo che liturgicamente sarà il tempo della ripresa, impariamo davvero a sentire dentro di noi questo invito dello Spirito che ci permette di dire: il Signore è con te per il tuo bene, ti protegge, ti custodisce, ti suggerisce le cose buone per la tua vita e per la vita degli altri. Così allora anche noi potremmo in qualche modo avere, lo dicevo anche già qualche settimana fa e lo continuo a ripetere a me stesso, un po' la fantasia degli Atti degli Apostoli. La prima comunità deve combattere non contro il virus, ma contro le persecuzioni. Noi dobbiamo combattere contro il virus, e va bene, combattiamo contro questo virus, per non perdere la speranza che ci è stata donata, per non perdere il coraggio della testimonianza, e soprattutto per non perdere l'occasione di avere una fantasia che ci permette di mantenere il Signore vivo nelle nostre case, nelle nostre vite, anche nella testimonianza che possiamo e che dobbiamo costantemente fare. Ancora una volta, come il simbolo degli Apostoli, ritorniamo alla nostra confessione di fede. Io credo in Dio, Padre potente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo e siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore è il solo che ci ha promesso il dono dello Spirito Santo. Egli prega in noi e ci sollecita a rendere ragione della nostra speranza. Con questa fede presentiamo a Lui le nostre suppliche. Diciamo insieme: Signore, salvaci. Signore, salvaci. Per la Chiesa, tua sposa, perché obbediente ai suoi comandamenti, sia sempre docile e fedele alla tua parola. Preghiamo. Signore, salvaci. Per coloro che ci governano, perché ad imitazione di te che sei mite e umile di cuore, lavorino per il bene, nella ricerca dell'unità, della giustizia, della pace. Preghiamo. Signore, salvaci. Per i popoli che vivono nella povertà a causa della calamità naturale, delle guerre, delle ingiustizie, perché sia loro riconosciuto il diritto a una vita sicura e dignitosa, preghiamo. Signore, salvaci. Per coloro che hanno perso la vita nell'adempimento del proprio servizio, perché sul tuo esempio il loro sacrificio stimoli l'edificazione di una società più giusta e rispettosa della vita umana, preghiamo. Signore, salvaci. Per la nostra comunità che celebra l'Eucaristia, perché testimoni la sua fede con azioni concrete, di carità per produrre frutti di conversione, di comunione e di santità, preghiamo. Signore, salvaci. O Signore misericordioso e fedele, concedici il dono pasquale dello Spirito Santo, perché ci insegni ad amare i fratelli e ad accogliere la volontà del Padre tuo, che vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
sacrificio, perché rinnovati nello Spirito possiamo rispondere sempre meglio all'opera della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, guidando i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, ed è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. E Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna dalle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la chiesa della tua volontà. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e sceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio di cui santo. Guarda con amore e riconoscere l'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci offriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo Spirito. Egli facci di noi un sacrificio perenne e gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eredi, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i nostri patroni e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona la pace, salvezza al mondo intero.
fermo nella fede nell'amore della tua Chiesa pellegrina sulla terra, tu sei il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Collegio Episcopale, tutti e il popolo per quale venire. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Ti congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli comunque dispersi. Accogli nel tuo regno le nostre sorelle, i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme e per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. Uniamo in silenzio e preghiera con il canto a questo momento di comunione spirituale. Il Signore Gesù ancora una volta viene a dimorare nella nostra vita, portandoci il dono dello Spirito attraverso la sua presenza d'amore per rinnovarci nel profondo dell'esistenza.
Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Rinnovo ancora il mio ringraziamento al Sindaco e al Vice Sindaco, agli assessori presenti, e anche naturalmente la comunità e l'amministrazione. Ringrazio Andrea che per queste settimane ci ha aiutato a trasmettere le nostre celebrazioni. Dalla prossima settimana non ci sarà più la celebrazione trasmessa. Ci saranno però altre occasioni, voi continuate ad iscrivervi al canale YouTube della parrocchia, in modo che più iscritti ci sono e più abbiamo la possibilità di utilizzare dirette, di proporre anche iniziative. Ora viene il momento, come dicevo, della responsabilità per riprendere le celebrazioni. Da domani, lunedì sera, per tutto il mese di maggio, le celebrazioni feriali si terranno alle ore 20:30, la celebrazione eucaristica, seguita dalla recita del Rosario, che verrà ancora trasmessa, salvo imprevisti tecnici, sul mio profilo personale di Facebook. Fuori dalle chiese, lo abbiamo cercato anche di diffondere, c'è sul sito della parrocchia, c'è il foglio settimanale con un po' di indicazioni che vi prego davvero di leggere, perché, come dice anche Monsignor Vescovo nella lettera che ha inviato alla diocesi, è il momento in cui i fedeli abbiano pazienza, utilizzino criterio e rispettino anche delle decisioni che sono quelle che ci permettono di riprendere le celebrazioni. È inutile criticare, è inutile contestare, bisogna fare così, non si può fare altro se vogliamo vivere le nostre situazioni. E quindi impariamo davvero la pazienza che ci offre la scrittura, viviamo il nostro tempo così. Solo alcuni flash. Nelle nostre chiese, a Giovenzano, noi potremo vivere le celebrazioni con la presenza di 35 fedeli di chiesa. A Vellezzo, 40 fedeli. Troverete nelle nostre chiese dei numeri sulle panche, sulle sedie, che indicano i posti che è possibile occupare. Non ci si può sedere dove si vuole, bisogna occupare quei posti. Non si potrà stare in piedi dicendo ma io sono in piedi, no, perché la regola fondamentale è quella di mantenere le distanze che abbiamo calcolato. E quindi questo è il primo. Secondo, per partecipare alle celebrazioni eucaristiche necessariamente bisognerà avere la mascherina. Come avete visto, io la metterò naturalmente solo mentre si distribuisce la comunione. I fedeli la devono mantenere durante tutta la celebrazione, tranne quando devono ricevere la comunione, che la toglieranno solo nel momento in cui riceveranno la comunione o leggeranno le letture. Terzo, abbiamo modificato per quanto riguarda le celebrazioni domenicali, almeno per le prossime 4 domeniche, per dare la possibilità a noi, diciamo come parrocchia, di organizzarsi e per capire il bisogno che i fedeli hanno di partecipare. Allora, sabato prossimo, quindi da sabato, ci saranno due messe prefestive. Ci sarà una Santa Messa alle ore 17 a Giovenzano nell'oratorio. Questo lo vedrete poi come sarà preparato, perché ci permette di accogliere più persone. Poi ci sarà la Santa Messa alle 18 a Vellezzo. Torno a ripetere, potranno esserci solo 40 persone. Il numero magari è quello, magari saremo anche meno. Per quanto riguarda la domenica invece, per queste prime domeniche, alle 9:30 sarà celebrata la Santa Messa a Vellezzo sul piazzale di fianco alla chiesa. Alle ore 11 e alle ore 18 ci saranno le Sante Messe a Giovenzano, sempre in oratorio. Avremo modo di un po' di
fa il contrario. Se saremo pochi, per i tanti no, rientreremo nelle chiese. Confidiamo nel bel tempo, ma soprattutto davvero quando verrete in chiesa, anche per la preghiera personale, guardate un po' i cartelli che troverete un po' disseminati. Leggete, usate il gel per igienizzarvi le mani, portate la mascherina anche fuori, tenete le distanze. Queste sono le regole che dovrò ripetere, ma che ripeto volentieri, già da oggi e anche per le prossime settimane, perché sono le uniche regole che ci aiutano a combattere questo virus. Quindi ritorniamo con gioia anche a poter celebrare, comprendendo però che ci sono queste limitazioni. Facciamo uno sforzo tutti. Chiediamo per ora la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica di